L'arte giapponese del Taekwondo, protagonista al Teatro Diana, l'Accademia di Arti Marziali e Discipline Orientali di Nocera Inferiore, torna in scena con i suoi tamburi giapponesi. Una serata speciale, patrocinata dal comune, promossa ed organizzata dai percussionisti del Kaminokan Dojo, dell'omonima associazione attiva sul territorio cittadino da circa 20 anni, fondata dal maestro Massimiliano Mercede, con la presenza straordinaria del Kyoshindo di Genova, primo gruppo italiano di taiko distintosi nel panorama musicale per la sua opera di diffusione e valorizzazione dell'antica arte del sollevante. Sarà una bella fusione di taiko tradizionale insieme con composizioni contemporanee, quindi sarà molto interessante e ci sarà una sorpresa, ci saranno dei musicisti che ci accompagneranno e creeranno delle pause all'interno di un pezzo con l'altro. Sicuramente è un'arte molto dinamica, che colpisce il cuore, la pancia, è un'arte molto istintiva, quindi coinvolge il pubblico più disparato. È passato oltreoceano e affascina il pubblico di tutto il mondo. E quindi è stato introdotto nei vari generi musicali. E appunto, come dicevo, affascina il pubblico di tutto il mondo e risveglia in noi qualcosa di antico che ancora risiede. E quindi ha questo potere misterioso. Non è soltanto suonato alla tradizionale, quindi ci si muove, si dà significato profondo ai brani. Un brano, ad esempio, che si intitola Fujin, è dedicato al dio del vento, in Giappone è molto importante, Raijin, quindi ci diamo anche una forma teatrale, ci muoviamo, impersonifichiamo questi dei. Il Kaminokan è un autentico dojo, un luogo in cui si studiano e praticano le arti marziali e le discipline orientali volte ad uno sviluppo armonico dell'uomo, una scuola in cui l'arte è vissuta come mezzo per conoscere se stessi, spiega Giuseppe Mosca, presidente dell'associazione. Storia e tradizione, ma anche innovazione ed evoluzione, la continua ricerca e formazione attraverso seminari e viaggi in Italia e all'estero ha permesso alla scuola di aprirsi ad altre pratiche, tra cui il taiko, la via dei tamburi giapponesi, aggiunge Angelina Grassi, direttrice tecnica dell'associazione. La potenza suggestiva del ritmo dei tamburi sarà opera di artisti eccezionali. A salire sul palco di Diana, infatti, i membri del collettivo Kyoshindo. Lo scorso giugno sono stati tra gli artisti invitati ad esibirsi in concerto a Roma durante il più importante festival al mondo di Global Music, fondato nel 1980 dal musicista rock inglese Peter Gabriel. Che solitamente dalle nostre parti non si vede con facilità, anzi, ripeto, potrebbe essere definita più unica che rara. Vi delizieremo sicuramente domani alle 8:30 presso il Teatro Diana. Chi non ha mai visto un concerto di taiko deve vederlo. Noi studiamo questa disciplina presso la scuola che abbiamo a Nocera, che è il Dojo Kaminokan, che è l'unica scuola al sud Italia dove si può studiare questa pratica. Abbiamo proprio dei corsi e attraverso questa formazione si ha la possibilità anche di poter poi fare dei concerti, quindi diventare concertisti. E noi siamo una scuola principalmente di arti marziali e discipline orientali connesse, quindi il taiko è venuto dopo, siamo tutti praticanti di arti marziali. Sulla strada del karate abbiamo incontrato il taekwondo, questa disciplina meravigliosa che domani sera avrete modo di vedere. Al ritmo dei tamburi si uniranno le delicate sonorità di strumenti melodici tradizionali eseguite da musicisti del nostro territorio. Ci saranno un bel po' di musicisti che collaboreranno con noi: Alfonso Giordano al flauto traverso e non solo, Marianna Siani al violino e ci sono io alle percussioni, con dei suoni indeterminato e indeterminati. Suoneremo tra vibrafono, violino, ampolle di acqua e hang drum, uno strumento svizzero che andremo poi a creare questa fusione con i tamburi che andremo a vedere.
11 e 12 novembre. Due momenti da non perdere, in particolare poi domenica 12 ci sarà anche un workshop di taiko tenuto dal gruppo Kyoshindo di Genova, rivolto a tutti coloro che desiderano conoscere l'arte dei tamburi giapponesi. La possibilità di realizzarla nel nostro teatro di Ana. Diciamo che è un avvio a quello che stiamo predisponendo per le attività natalizie.